Buonasera a tutti quanti voi. Mi trovo qui a casa del grande amico artista Pino Mauro. Allora io voglio annunciare questo. Sono colui che ha creato, mi chiamo Scugnizzi, genero Scugnizzi, che ho creato Radio Antena Emigrante nel 1978. Ho creato questa radio. Niente, vi parlo un po' di una storia del quale che io mi trovavo presente per questa situazione di questa canzone Tutti e Due. Perché? Perché io mi trovavo in questo Buenos Aires con Pino Mauro, perché Pino Mauro, dopo finita la sceneggiata, noi andavamo tutti nell'hotel per parlargli cose. E quella serata io mi trovavo lì, proprio a questo hotel del Corso Buenos Aires. Per quando stavamo parlando, vedo che viene l'amico Nino D'Angelo accompagnato da Enzo Berri. E ho visto che Pino Mauro si è assentato un attimo, è andato su a prendere la sua canzone, a fargli vedere a Nino D'Angelo, e sentì che lui disse: scusa, ma è tua questa canzone? E Nino dice: no, non è mia, perché è la verità che non è mia. Disse: io ti voglio pure credere che tu non c'entri niente in questa situazione di Tutti e Due, capolate chiamate fra 50 anni. Io voglio solo una cosa, che tu mi prometti che siamo amici dopo, che tu va dove vai, a Rai 1, a Rai 2, a Canale 5, dove ti trovi, che pubblichi che questa canzone non è tua. Basta, solo questo io voglio. Queste sono state le parole di Pino Mauro. Per quanto riguarda che poi Pino gli ha dato la mano, vabbè, aspettiamo. Ma fino a oggi, dal 1987 a oggi, l'amico Gaetano, quello che ho sentito io con le orecchie mie, io sto parlando di me, caccia sonduro, perché stavamo tutti in questo hotel, promise a Pino Mauro di fare questa cosa, perché disse: no, per carità, Pino, a me l'hai già fatto, perché mi hanno fatto fama, non si sa perché. Basta, queste erano le parole. E Pino disse, e vi ripeto ancora, Pino disse: ti voglio pure credere che tu non c'entri niente, però fammi il favore, quando vai in qualche trasmissione, a Rototrou, pubblica che questa canzone non è tua. Poi il resto non voglio sapere più niente. Queste sono le mie parole. Qua c'è Pino Mauro. Hai capito, Gaetano? Tu ti chiami Gaetano, no? Questo è Gennaro lo Scugnizzo di Radio Emigrante. Mi pare che una volta gli hai fatto pure qualche ricatto. Invece di 500, proprio istruimolo insomma. Questo non è solo uno dei testimoni, ci sta ancora Antimo il fotografo, ci sta Onofre il pizzaiolo e ce ne sono ancora tanti. Ma quelli che conosci tu, ti sto facendo i nomi di quelli che tu conosci. Quando tu sei, ti ho fatto. Ti ho mandato a chiamare per Moris, Pino Moris, il marito di Gloriana, e per Enzo Berri, perché l'anno prima loro erano con me, perché Enzo Berri cambiava casacco ogni anno. Moris era il tuo impresario. Tu ti trovavi a Milano e io ti feci portare in hotel. Tu ti ricordi bene, la Fenice in Corso Buenos Aires. Quando la sera tenevo 50 persone e li tengo ancora a presso, ma non per fare il guap, non per fare il guap, perché sono stato sempre amato. Tu invece sei amato da tua sorella, forse, quelli che i club che fa funzionare tua sorella, oppure c'è una frate. Io ti do l'unica, l'ultima possibilità, questa è la numero due, di venire a casa mia, a chiarire questa situazione. Non te lo dico più. Tu non sei, neanche i tuoi fan sanno, non conoscono Pino Mauro,
la bravura di Pino Mauro e la tua bravura, perché se ci mettiamo coppo palcoscenico, io e te, da un lato io, da un lato tu, per 150-0. Non solo tu, sei un povero Cristo, eh? Quando mi portate si felice, ci sta ancora Iglio, Toni Iglio, il grande autore, musicista, per testimone, giù dai Fratelli Esposito. Dopodiché la incidesti pure tu dopo mesi, ma tu fai questo con tutto quanto, non so quante volte devo ripetere, l'hai fatto con Povero Amore, che prima Zappullo, poi Mario Treve, hai fatto sempre sti cose così, insomma. Ora io vorrei cercare di portare a termine questa cosa, perché c'è stato troppo casino sul web, centinaia di migliaia di persone l'hanno vista, eccetera. Tu non vieni a rispondere, però ti prego di venire, perché poi tu sai benissimo che se io mi devo prendere il reato, me lo prendo pure, perché questa storia io non me la tengo. Tu, se non mi costringi a venire a casa tua, perché a me, che io mi prendo un reato, i 5 mesi, i 6 mesi, i 7 mesi, pur... Attenzione, perché io a capa mia, tu la conosci bene com'è, reagisco. Se tu non si nomma, tu non sei nemmeno la merda, perché la merda fa concime, tu sei una bomboletta di rifiuti tossici. I tuoi ammiratori non l'hanno ancora capito, perché è gente che l'hai fatta fessa. Le fatte fesse, io non so come i politici ti sopportano ancora, non so come tu abbia fatto successo, perché tu sai che quando sei asciuto tu, io già era l'imperatore in Napoli, e tu lo sai. Ma se mi vuoi rispondere, rispondimi col web, rispondimi, o vieni a casa mia, o mettiti in televisione e rispondi. Hai capito, Nino D'Angelo? State buone, mi raccomando, io aspetto a te. Va bene? Attenzione alla pressione.